Vi proponiamo la storia di Cristian Malanino, che è qui con noi e si è davvero messo a disposizione per raccontarvi un'impresa straordinaria che lui ha compiuto quest'estate. Cristian ha perso un braccio in un incidente di lavoro nel 2002, 5 anni dopo è stato licenziato, ma non si è perso d'animo e appunto ha pensato a questa impresa meravigliosa che lui stesso fra poco vi racconterà, un'impresa anche per motivare altre persone che hanno avuto problemi, che hanno avuto un'invalidità sia da incidente di lavoro ma anche da malattia, proprio per motivarle e lanciare questo messaggio. La vita non è finita, anzi, la vita continua e può essere comunque una vita straordinaria. Buonasera a tutti, mi chiamo Cristian, sono di Turbigo, sono qua per raccontarvi cosa ho fatto io quest'anno. Ho preso una bella bicicletta, una mountain bike, niente di particolare, l'ho caricata con circa 13 kg di bagagli e partendo da questa zona qua, Milano, ho percorso tutta la nostra meravigliosa terra d'Italia, passando da Roma, da Tropea, facendo tutto il giro della Sicilia, toccando tutte le tre punte, risalendo per la nostra costa dello Ionio, Santa Maria di Leuca, altro posto stupendo dove si incontrano i due mari, e poi piano piano sono risalito fino a casa. Questo viaggio nasce da un viaggio fatto in precedenza 2 anni fa, dove appunto volevo arrivare a Palermo in bicicletta, però purtroppo non essendo preparato fisicamente, arrivato sulla strada del ritorno, arrivato a Gioia Tauro, mi sono dovuto fermare e abbandonare il viaggio. Perché vi dico questo? Perché non bisogna mai abbandonare i propri sogni, una cosa molto importante. La nostra vita è già fatta di salite e di discese, per tutti quanti. Per noi che siamo diversamente abili, perché io odio la parola disabile, diversamente abili, c'è qualche salita in più, che comunque con tanta forza di volontà uno può riuscire a superare. Io ne ho passate tante di montagne, tutta la parte del Tirreno, che oltretutto è meravigliosa, è piena di montagne, e ho fatto tante salite, come nella mia vita, come quando ti risvegli una mattina e non ti trovi più come di prima. Ti poni tante domande, ti poni, ma sono tutte domande a cui uno può rispondere tranquillamente. Cioè, col passare del tempo, con imparare a vivere un'altra volta, in una maniera diversa, tutte le tue paure o cose possono passare. Io non dico che ce l'ho fatta, che sono arrivato al termine, perché comunque non c'è mai un termine per noi, perché almeno da dire come me, ti svegli tutte le mattine e c'è una cosa che te lo ricorda, che è quello di doverti mettere la protesi nel mio caso, o qualsiasi altra disabilità, c'è qualcosa che te lo ricorda. Si tratta soltanto di trovare la maniera più giusta per conviverci, accettandolo quello che sei e non abbattendosi mai. Come ho detto, io non pensavo di portarlo a termine, sono stato 4.700 km fatti tutti in solitaria, con una bicicletta normalissima, dormendo in tenda e da solo, ovviamente, e ce l'ho fatta. Quindi vuol dire che se ce l'ho fatta io, tutti ce la possono fare nella vita, superare gli ostacoli. Il prossimo viaggio dovrebbe avere inizio intorno a aprile-maggio, adesso appunto lo sto organizzando, ed è quello che ha una tappa sicura, Capo Nord. In questo viaggio ho intenzione comunque di, oltre a portare avanti il messaggio che i muri vanno abbattuti, farò anche una piccola raccolta fondi che poi verrà destinata direttamente a qualche famiglia bisognosa, qualche famiglia che ha un parente diversamente abile, e così spero di riuscirci. È una cosa che è un modo per continuare a portare avanti il mio messaggio. Il mio messaggio che aveva una piccola frase che è non mettere il punto alla tua vita, metti una virgola.